Incontra la serie 700. Ma sta volando su una palla da... Nuovi mutanti della serie 700 sono pronti per il test finale. Forti, ma non intelligenti. E poi non creano problemi. Oh no, è quello che cos'è? Questo qua sta andando a farsi le sue avventure da solo per i fatti suoi, fa... Bush, prende le cose, va in giro, vede gente. Allora, ah, ma ci sono dei topi per davvero. Ma che occhioni c'hanno quei topi? Posso dirlo che, sotto certi punti di vista, questo gioco sembra quasi un gioco di secondo ordine. Non sembra un gioco Disney. Il colosso gassoso, il posto perfetto per provare i nostri esemplari ormai completi di 700. Ah, certo. Allora, belli. Sembra un po' una città alla Ratchet & Clank, questa. Sembra un po' una città da Ratchet & Clank. Ma... Gun. Allora, calmi un attimo. Scusami un attimo, perché io stavo guardando... Ok, per un attimo pensavo fosse un boost. Stavo guardando Gantu, che quella non è un'animazione. È solo lui che gli gonfiano la faccia. Poverello. Allora, questo non si rompe. Però l'ambientazione... Allora, posso dire che fino ad ora siamo stati dentro buchi del terreno. Dio mio. Ok, pensavo mi avrebbe fatto balzare in aria, onesto. Ok, perfetto. Ok, nulla di tutto quello che pensavo sarebbe successo è successo fino ad ora. Siamo stati in un buco del terreno fino ad ora e uscire qua fuori... Guarda, finalmente aggiungo. Anche le panchine posso rompere. Ancora una volta, sei uno buono, sei due, sei cattivo. Ma, scusami, perché c'è il... Vabbè, guarda, non importa perché alla fine sono immagini tratte dal film, quindi non hanno neanche senso essere commentate. Ma c'è... Il professore là con già addosso il vestito da prigione. Cosa che in teoria in questa timeline ancora non è successo. C'è Jumba lì con il vestito della prigione. Tra l'altro che cos'è che hai in mano? Sai che non mi ricordo? Boh. Cioè, so che è una scena del film, ma non mi ricordo che cosa dovrebbe tenere Aya in mano. Che poi, scusami, Stitch ha resistito all'acido, a cose che gli sparano giganti, e si fa male con un po' di vapore uscito da un tombino. Sono per quelle cose strane che succedono solamente nei videogiochi. Cioè, ma oh, ma... C'è veramente nulla in giro. Mi ricorda, sai anche cosa un pochino questa zona? Mi ricorda un pochino la parte della mappa della città di Futurama. Madonna mia, quanto tempo che è passato da quel gioco. Bello, per carità. Ok. Come lo combattiamo? Credo. Credo solamente così, giusto? È morto? Ok, ci vogliono un sacco di colpi, ma perlomeno è morto. Se la telecamera poi si girasse dalla parte giusta, magari sarebbe anche... Sai... Oh, cos'è questa? Come funziona? Che cos'è? Cerchio... Ah, è una pistola congelante! Figata! Oltrepassa le barricate, 626. Guardati intorno, ci deve essere il modo. Sì, se fosse possibile guardarsi attorno in modo decente in questo gioco. Ma sai com'è, non è così. In questo gioco per girarti attorno devi veramente pregare. Ah, è un trampolino questo. Ok, sì, e dove mi dovrebbe trampolinare? Ah, scusami, non l'avevo visto. Scusa un attimo, ecco qua, grazie. Ora mi dirà che è una pistola congelante. Una pistola congelante. 3, 2, 1. Il raggio congelante può bloccare i nemici. Chi l'avrebbe mai detto, Jumba? Ma va. Allora. La.
e tu stai per morire. Stavo dicendo, là sopra c'è della roba. La vera domanda è, ci arrivo grazie al trampolino? Non ci giurerei troppo. Vabbè, vediamo dove mi porti tu. Dove cacchio è andato? Ah, ma posso salire sui... ma allora... Se posso salire sui pali della luce, cosa che non lo farò, nel senso, non mi metterò a inseguire quel coso qua sul palo della luce, visto quanto è difficile muoversi su ste robe. Però se già possiamo salire qua sopra, vuol dire che da qualche parte qualcosa di nascosto, un modo per salire, c'è. Esatto. Se saliamo qua, saliamo sopra questa parte. Grazie, mio caro amico robotico, che mi ha fatto scoprire una nuova zona. Grazie della elica. Wow, potevano metterne 5 però. Allora, qua sopra noi dobbiamo proseguire per arrivare alla prossima zona, dove ho visto esserci un'elica. No, allora aspetta, calmi un attimo. Non è molto chiaro il sistema di movimento, di salto di questa zona. Allora aspetta, allora calmi un attimo, perché la telecamera si sminchia ogni volta. Allora fermo qua. Ecco fatto. Forse la scelta migliore è fare solo un salto effettivamente. Eccoci qua, finalmente in cima. C'è qualcosa che abbiamo dimenticato da qualche parte? Non sembrerebbe. Perfetto. Da questa parte, Stitch, per favore. Vabbè, niente. Quando lo decidi tu, lo colpiamo, dai. Bravo. Oh, finalmente. Allora, c'è qualcosa da queste parti? Non mi sembra. Fammi indovinare. Spara quel pezzo di cartellone. Di qui puoi saltare oltre le barricate. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro, bravo. Vabbè. Sì, guarda, mi arrendo subito. Certo, perché girarsi per arrestarmi? No, arrenditi, certo, subito. Guarda, mi arrendo adesso. Certo, guarda. Adesso, dammi 5 secondi che mi metto già in posizione. Come ci sono riuscito? Ho saltato tutte le barricate. Ora arriva, guarda, lo sapevo. Vediamo se... No. Lui non si congela. Certo che combattere sti nemici qua è una cavolata. Nel senso, sono più facili da prendere perché hanno un hitbox maggiore, uno. E due, sono letteralmente un punto fermo in cui basta che li prendi, salti, continui a colpirli. Fine. Arriveremo alla quarta pistola. Fermo, non fare cagate. Allora, dici che ci arrivo anche con un salto normale? Allora, ma sì, dai, ci dovrei arrivare. 3, 2, 1. Presa. In realtà è stata anche fin troppo facile. Io già pensavo a qualche metodo astruso per arrivare là sopra. No. Ah beh, effettivamente il metodo più facile c'era. Comunque l'ho raggiunto. Bastava saltare da qua sopra per poi raggiungerlo. Eccolo qua. Sai che per un secondo ho pensato di poter salire su quella macchina? Ma proprio per un istante, per un breve istante ci ho pensato. Ma comunque, io proseguo, poi vediamo dove finiamo in tutto ciò. Che poi, mettiti nei panni della gente di sto posto mefistico nel mondo. Vedi sto nano blu con 4 braccia e 4 pistole, una pistola per braccio, insomma, che inizia a sparare in giro per la città tutto ciò che vede, a scalare tutto ciò che vede, a salire, a scendere, a... Ecco, guarda, c'è anche un cacchio di calamaro là sopra, però onestamente, ragazzi, sono robe da completismo letteralmente becero, perché alla fine te le metto in punti difficili con un sistema difficile da controllare. Uno dice, vabbè, guarda, là dietro comunque si sono impegnati per fare tutto quanto il modello. Guarda, proprio c'è il vuoto là dietro. Vabbè che sono dettagli, per carità, però uno che ci butta su un occhio, sai com'è. Questi dettagli forse, sai, forse li guarda anche. No? Peccato, pensavo di poterci salire. O meglio, di sicuro ci salirò, ma non ci salgo da dove pensavo io, ovvero
basta fare questo. Non cadere. L'importante è poi avere... Aspetta, posso già passare oltre. Wow, viva la sicurezza, ragazzi. Allora, aspetta, di qua non si sale, perfetto. Allora, onestamente credo che questo gioco non sia brutto comunque. Nel senso, abbiamo letteralmente giocato a Tarzan fino a poco tempo fa e quello era veramente brutto. Questo non è un brutto gioco, è semplicemente fatto male. È semplicemente fatto male perché a livello di gioco comunque è anche carino. Nel senso, non ha una roba talmente difficile da dire ok, non ci sto dietro. Letteralmente, picchi di difficoltà, cazzate. Ha un grave problema con la telecamera. Su quello purtroppo non lo salverò. Ma credetemi che comunque c'è di peggio. C'è veramente di peggio in giro. Dunque saliamo qua sopra. Vai, bravo. Allora, là abbiamo un filmato. Abbiamo un'elica rossa. Girati. E altre, più di un'elica. No, no, sta zona è letteralmente l'inferno. È l'inferno perché con una telecamera del genere fare salti così precisi diventa implausibile. Ok, eccoci qua. Finalmente. Wow, il nostro premio è stato ottenuto. E vai. Una serie imprecisa di salti con veramente poca pazienza. Ma muori, va. Guarda che ho veramente la pazienza al limite dopo sta sezione. Vediamo dove finiamo ora. Ah, ok, perfetto. Per un secondo ho pensato già fossimo arrivati a fine livello, guarda. L'avrei quasi sperato. L'avrei quasi voluto sperare, sai. Allora, iniziamo, esatto, a liberarci. Dai. Dicevo, delle astronavi, è morto? Ah, ok, no, per un attimo ho pensato bastasse un colpo. Ecco fatto. Ancora. Dai. Andato? Andato, perfetto. Ok. Certi nemici, boh, sono un po' strani sto gioco. Vabbè, niente di veramente troppo strano in realtà. Abbiamo visto veramente roba peggiore. Sia a livello proprio tecnico, sia a livello anche proprio fisico. Quindi vediamo dove saliamo. Da questa parte c'è qualcosa di qua. Sì, c'è una cassa. Quanto ci fai che c'ha almeno un'elica? No, un filmato. Vabbè, guarda, onestamente è il meno dei miei problemi della vita, i filmati di questo gioco. Che tanto manco a farlo apposta. Ho fatto un rewatch di Stitch neanche troppo tempo fa e soprattutto abbiamo ricominciato a guardare la serie che anni fa andava su Rai 2. Mamma mia, che tempi. Purtroppo quelle serie lì, quando sei bambino, non le segui tutte, non con attenzione perlomeno, perché ovviamente magari una mattina non ti svegli, una mattina sei a scuola. Li mettevano sempre a orari strani a volte, quindi non era neanche troppo facile seguire tutti quanti i cartoni, o meglio la serie completa di un cartone per bene. E purtroppo quella di Lilo e Stitch era una di quelle serie che veniva caricata un po' così, senza neanche troppo filologico a volte. Io mi ricordo di una volta che Yotobi disse della programmazione della Mediaset, per esempio con le Tartarughe Ninja o i Cavalieri dello Zodiaco. Ma onestamente io, per esempio, l'unico esempio che ho di programmazione Mediaset fatta un po' così è quella di One Piece. È l'unica serie che posso dire che ogni tanto, quando arrivavano a un certo punto, ricaricavano da zero, ricaricavano il salvataggio. Ma ovviamente, guarda, non ti dico che era normale, perché al tempo c'erano molte meno puntate che erano state doppiate di quante effettivamente ce ne fossero disponibili. Ecco qua, no! Madonna mia! Ah, pensavo di essermi salvato. Quindi magari arrivavi al pezzo in cui c'era Luffy che si trasformava nello zombie gigante con Gecko Moira, fermo, che picchiava Oz, e poi puff, ritorni indietro di
tre stagioni ritornavi indietro. Dove dobbiamo andare? Da quella parte. Perfetto. Ok, perfetto. Uff, siamo sopra. Spero ci sia un checkpoint. Spero ci sia un checkpoint perché vorrei evitare la morte per qualche cavolata. Più che altro non vedo l'utilità di utilizzare l'arma congelante, visto che sti nemici qua basta tenere premuto letteralmente. Dove devo andare? Devo arrampicarmi? Basta che tieni, ripeto, premuto quadrato e spari a raffica. E secondo me è più semplice che letteralmente mettersi lì a congelarli o fare altro. Bella l'idea comunque di farti entrare all'interno, dentro un palazzo dove stanno facendo i lavori. Carina. Ecco, vedi, queste sono le cose fatte bene di questo gioco, onestamente. A parte che si stanno schiantando contro le finestre, le astronavi. Sono le cose fatte bene. Poi ovvio che purtroppo ci sono alti e ci sono bassi, e ci sono alieni e non ci sono alieni. Abbiamo fatto tutto, perfetto. Stavo ascoltando il rumore che faceva dietro questa porta e mi sembrava qualcosa di... Non ti... No, dai! Beh, allora, questa è una cazzata. Questa è una grandissima cazzata perché prima alcune eliche te le prendeva letteralmente standogli vicino, te la prendeva in automatico. Questa abbiamo fatto un salto, gli siamo passati a un centimetro di distanza e non l'ha presa. Questo già di aver perso più di un'elica, come al solito. Ma questo già di averne persa una là sopra perché lui non l'ha voluta prendere. Così. Siamo arrivati a fine livello? Ci spero. Ok. Quelli piccoli, andati. Che ovviamente... Ok, quella è la fine del livello. Dicevo la cosa importante. Ok, io finisco un secondo il mio giro da questa parte. Ci mancano veramente pochissime eliche per già sbloccare il prossimo livello, ma... Vedi, guardala! Perché questa non la vuoi prendere? Che c'eri praticamente a mezzo centimetro di distanza. E altre volte invece così le prende. Vabbè, guarda. Non importa, non importa. Siamo arrivati a fine livello. Le nostre due, tre eliche a volte ce le regalano come al solito. Ne abbiamo... Quanto ogni volta è sempre così in questo gioco. Sempre tre eliche a fine livello. A parte alcuni livelli in cui ne abbiamo mancate 10, ma lì proprio va bene. Ma sempre tre cazzo di eliche.